La gente che ha ucciso un 12enne afroamericano a Cleveland non sarà perseguito penalmente. A deciderlo è stato il grand jury nella notte tra lunedì e martedì. Una mossa che certamente alimenta le polemiche sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia americana. Dopo, tra l'altro, la vicenda di un altro grand jury che aveva deciso di non incriminare l'agente che aveva ucciso Michael Brown a Ferguson, che causò una ondata di proteste e violenze. La famiglia del ragazzo, che aveva definito l'uccisione senza senso e aveva chiesto l'accusa di omicidio per l'agente, ha mosso le responsabilità sulle autorità sia di polizia che comunali di aver manipolato il processo.